palle. Ma che stai dicendo? Questa cosa la pancella. Oh, senti, io pizzi cabaret che ha scritto per un monologo che sto preparando. Pizzi cabaret? Ma no, io mi devo esercitare, cioè fare ricette di cucina molecolare. Allora è meglio che si indovizza. Pizza. Via, Durbo, mettete qua, fammi da pubblico, mi raccomando, devi essere imperterrito. Devi essere veramente severo. Ma è divertente. E che facevo? Pizzi che facevo gli anni, non c'era. Allora, mangiamo. No, fai come se fosse un pubblico. Ok. Aspettatemi che mi concentri, capito? Concentri, sì, assassino. Tu metti a danza, signore, che si è raccomandato, tu metti a così, si mette a danza e invece c'è un niente, capito? No? Ah, signore! Allora, devi fare finta che c'è la signora! Ah, signore, signore, una pubblica immaginaria! Scusate, signore, non mi dicete che sono un po' grossolana, avete capito? Mi chiedo scusa. Sei bravo, fuori! Amici, in questo momento storico le donne! Oi, guarda, ci hanno interrotto, era una cosa della massima urgenza. Ma secondo me era divertente, con me i tuoi amici già mi fa tridere, dentro ma mi fa tridere. Salvate la campanella, la salvate. Abita qui Pier Fabio De Robbio. Abita qui Pier Fabio De Robbio? Non lo so, il puntatore l'ha chiesto a te. Abita qui Pier Fabio De Robbio. Ma mi ha chiesto pure a me. Ma voi siete della polizia? Acqua. Della finanza? Acqua. Servizi segreti? Acqua, acqua, molta acqua. Ma ci capisci, siete del genio sommozzatore. Sì, già sì. E chi l'ha detto acqua, acqua, molta acqua? Chi ne conviene se all'inda d'acqua? No, no. Insomma, chi siete? A chi appartenete? Equitalia! Si va fuori, ce l'ha! Ma così, che maledetta di bambino da presto! Ma scritte qua! Guarda presto, vai a farci dietro! Vai a farci dietro, sana! Ciao, mi dà cosa! Sembra ciò. Per favore non vi agitate. Contro le cartelle notificate non potete fare niente. Non può niente nemmeno il dottor Van Helsing. Cioè, no, ma chi è questo dottor? Sarà lo sciroppo Patus. Scusate, signor diavolo, ma all'epitale in mezzo alle tante infamità fate pure gli sciroppi per la tosse. Allora, mi volete dire dov'è il signor De Robbio? È di là che corregge i cosemi della signora Calciulo. E compiti di matematica. Lo convocate. E chi so, Prandelli. Lo convocate. Se giocherà bene durante il campionato senza meno per la chiamata nazionale. Ma che capito, lo convocate, italiano, lo facete venire qua, fa sempre un po' lo convocate, lo facete venire qua. Muoviti a me, butto un po' d'acqua santa per cominciare. Pier Fabio De Robbio, in parlatorio! Già sta cacciato! Quasi, che Cristo, che... O qua sta prendendo! T'ha fatto un rotino! Per favore, accomodatevi tutti e tre! Lei qui! Sì, 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 sì! Io qua! E io qua! Ho fatto qui qua qua! Se l'ha mangiato qui qua qua, chi stai? Non ho mai cucinato i paperi, non si servizia il paperino. Ma questo signore chi è? È l'ultima persona che vorresti incontrare nella vita. Un eclofono? Ne che? No, vorresti lo schiatta molto, becchino. No, chi sta peggio? Oh, è peggio, sì, perlomeno la morte e la liberazione da tutti i debiti. Non perdiamo tempo. Dove Petrosi? Signori, per favore. Bravo, bravo. La livella, è bella. Zitti. Carmelo. Basta. Ci dice la ragione, giuramento. Bene. Zitti. Lei è Pier Fabio De Robbio, nato a Vinchiaturo. A Rosignol. A Vinchiaturo. Che? Il paese si chiama Vinchiaturo. Tu sei nato solo Vinchia, dalla Lancia. Sei una Vinchia. Vinchiaturo. Provincia di Campobasso, c'è una frazione. Le piccioline, il 24 aprile 1972, stato civile separato legalmente dalla signora Gelsomina Esposito Tabacci. Ma che sapete, tutte cazzo mie? Sì. Allora siete voi. No, non ti preoccupare, parla che il colonnello Buttiglione è bravo. Ah, perché quello in generale è così comprensivo. Sì, tra 10 minuti diventa capo di stato maggiore. Non vanno fatto ancora? E non avete reclamato? No, non si reclama.
Hanno parlato... paese raccomandato, di tanto. Paese raccomandato. Sono io, ai vostri comandi. Hanno fatto ufficiale fedente in merito. Comodo, comodo. Sia comodo, sia comodo. Comodo, più che comodo, questo è un comodino, una colunnetta. Zitti! Questa che vedete è un'ingiunzione di pignoramento per omessi pagamenti degli alimenti per gli anni 2011, 2012 e 2013. Dobbiamo pagare un anno per ciascuno. Ma io come faccio a pagare? Ma un becchino, non parlo più, voi siete due case carute. Non ci parlo grattasciare, che a me. Scusate, eminenza. Sbiate uno. Ma voi siete saliuto! Sì, sono salito per l'ingiunzione! E può dire che vi ascensore! Guardami, ma l'ascensore! E come saliuto? Che scala! Ah, fa sempre infamità, voi scalo ascensore! Sentiamo! Sentite, santità! Cosa fa con papa? Come lo dite a chi sta a micromi? Come lo vedo? Ma stai stirando tutti i capi! Ma stai stirando! Voi come lo vedete, così lo scrivete. Questo povero amico mio dell'alimentare. La salumerite. Ah, vedete anche la salumerita. Avete aperto la partita IVA. La tare. Avete sbagliato, volevo dire il mio povero amico degli alimenti che non può pagare gli alimenti. O professore, non può bagnare nemmeno i canaletti oculari per poter esprimere il suo dolore. Non dare manco l'occhio picciagnolo, professore. Insomma, che cosa risponde? E ora che fa? So io cosa fare. Ma dove ho fatto io? Sequestrare! Come volete sequestrare? Qualche bene mobile del debitore. No, guardate, voi vi state sbagliando. Non è stato per vizi, non è stato per lusso. Uno raccatta solo latte e maricino. Io te ne va al mondo, no! Ma ti sta facendo la storia mia di Navangelo, sì! Vabbè. Di chi è questo portatile? È mio! Quando ti dice che fuci su potete esciare, c'ha roppa facimmi con trombellente! E allora questo sarà il primo bene sequestrato. No! Tra un mese ritornerò e se sarà stata pagata almeno una rata della cartella... Ah, cartello! Questo l'ha fatto come bicchiarella, fatto il rip della tomba! E quando faceva cartella? La cartella è esattoriale! Non fa cazzare! Allora potremo ragionare. Scusate, ma è proprio necessario. Obbligatorio. Buona serata a tutti e a presto. Anche calma. Fate la fotografia Mario Monti con quadri d'ocesso dentro e c'è. Ma tu, quello che dici, non mi hai parlato tutto il tempo dell'interrogatorio, solo per dire che ho compiuto tu, che non ne avrei parlato. Diamma, che fa? Come lo fa? Non ti preoccupa, quella fra un mese te lo riporta. Sì, il suo professore va bene la rata. Ma non lo porti più.